mia canzone ti dice che è il più bel giorno per te. È qua, con me. Ok, te la tiro, vado, 1, 2, 3, ale, ah, è troppo buono. Questa è la porta di nascosto, eh? Era, è stato bellissimo prima quando... Ma quanto è buona questa cosina qua? Zero, zero, andiamo avanti, si va per me. Hare Krishna. Andiamo, andiamo. Dai, andiamo. Zero. Tiro, Vai! Questo è l'ombelico del mondo! Dai occhi smeraldo come il diamante, facce metisce di razze nuove come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Vabbè, Diana zitta zitta, la stiamo già beccando, Glielo ho chiesto. Vabbè, ha chiesto permesso alla mamma e ti ha detto di sì, tutto quello, poi bambina col bicchiere pieno, che non è vero, morena, anche tu fai apposta, è la marena. Oddio, poi finisco questo bicchierino. Poi rifacciamo tutto, esatto. Tino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Yeah.
Quello si è andato somigliato. Quello si è andato somigliato. Allora, Enrico, presso le poste di via Mazzini di Fausto Calanchi. A mano che i ricordi rifioriscono, vi trascrivo. Il giorno che non so ricordarmi, l'unico ricordo che riaffiora è che il mio figlio maggiore era titolare della Fototecnica Bolognese. In quel periodo, essendo in pensione, lo aiutavo nella famosa camera buia, la camera per sviluppare le foto. Quel giorno mio figlio mi mandò alle poste di via Mazzini per fare un versamento. Proprio in quel momento, sotto il portico delle vicinanze, dove ancora esiste un'edicola di giornali, dietro alle mie spalle sentì un grosso boato che mi ricordò le sensazioni vissute nella guerra. Voltando la schiena verso la serranda, la vedevo arricciarsi dalla forza d'urto della bomba. Davanti ai miei occhi vidi un piede che andò a finire nell'edicola dei giornali. Io fui balzato completamente in mezzo a via Emilia tra la pioggia dei vetri. Le mie orecchie in quel momento non sentirono più nulla. Ebbi la sensazione di stare morendo nonostante avessi passato anni e anni di guerra. Un signore mi si avvicinò e io gli chiesi se stavo morendo. Era un dottore che mi tranquillizzò. Questo dottore chiamò un carabiniere che gentilmente fermò una macchina targata Forlì. Sulla macchina c'era un signore di Riccione che mi accompagnò al pronto soccorso del Malpighi. Io avvisai gli infermieri di tutto quello che era successo. Mi diedero dei punti in testa e a un ginocchio. Una volta a casa da mia moglie le raccontai la brutta vicenda. Mi lavai e nel lavarmi i capelli li vidi cadere sul lavabo. Accesi subito la televisione e mandarono subito la notizia che l'attentato era stato fatto da quelli della Uno Bianca che stavano facendo il terrore a Bologna. E io ancora una volta, malcapitato, ero in quella vicenda. Bella, molto bella. Questa è storia. Questa è sì, fa sempre venire la pelle d'oca. Ma adesso del cardino. Sì. Bella Fausto. Grande Fausto. Molto. Ma da nato di soldi. No, nel senso che le vicende erano. Si rudeva il codico, la baseva il culo a tutti. Guarda, guarda, guarda Aldi. Na 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 na. Gusto delle canzoni romane. Belle? Se le facciamo andare bene. Non la sai questa qui di Nino Manfredi? Tanto per cantare, socia, questa qui, questo. Tanto per cantare, perché mi sento un pizzicone al cuore. Amaldi. Tanto per cantare, perché mi sento un pizzicone al cuore. Che cuore. Cuore di là, non mi ricordo del primo amore. E se mi ricordo del giorno di mia. E Marinone e bugie dan 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 dan. Ma anche questo mi scherza niente. Io lo so, cioè, io si è ambientato bene. Lo sottovalutavo come un cazzo. È un uomo di polso. Mettiamo qua un quartetto cetra qui che è scritto Manfredi. Se no potremmo fare. Non è mia più bella sei tu. No, noi vogliamo Fausto. Una vita. Diamogli l'input. Diamogli l'input. Quanto ti voglio bene. Queste parole. Diamo bisogno che diamo un là. Io dagli là, io dagli là. Forse non sono se mi alvi. Mamma, la canzone è la più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Questa è l'Italia. Il made in Italy vero, esatto. Questo è il su, bel pezzo d'opera. Ma perché siamo anche al ballo? Anche al ballo. Il ballo mi preoccupa anche perché il terreno è in pendenza. Qui va a finire male.
nave a femmina. Questa è la da solo. Fausto. Non farti pregare. 5 minuti, 6 minuti con la campata. 6 minuti, quello giusto. Ma la femmina. Dai Fausto, ma la femmina, dai. Femmina, sei dolce come zucchero. Che sta faccia da... Ale! Sei fatta per cantare. Femmina, tu sia più bella femmina. Sei dolce come zucchero. Sei fatta per cantare. Femmina! Tu sei più bella femmina. Adesso faccio la X. Cos'è il cuzzo? La cuzzo mi fa morire da lì. Sai, molto grande bellezza, è una catena ormai, lo sa anche questa, che scioglie il sangue di cantere, sai. Praticamente si sono riscoperti, si sono tutti riscoperti. Il labiale e noi cantiamo. Ti doppio. Renato, arriva fino lì. Signori, silenzio. Vai. Ci eravamo tanto amati, per un anno forse più. Ci eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo, per fatal combinazione. Alla pioggia riparammo, sotto un balcone. Elegante nel suo velo, nel suo bianco capelin, sempre mesto il suo vicino, le mani le c'era. Mentre il mio cuore vagava lontano a quella stanzetta dell'ultimo piano, mentre lei a me si stringeva, come pioveva. Così. Wow, bravo! Stai entrando in partita, ti tiro su dalla panchina. C'è partita. Un tracore che le come risponde amaramente, boiaccio fiume tu che me la rapisci, quando trova la mia Nina anche se morta. Ma qui qua è una quarantena sicura, chiudono anche la strada. È finito. C'è un posto di blocco all'entrata. Lei ha un posto. Un voto. Non avete più la fede. Alto, sei passato dai musulmani, non hai più la fede cattolica? Sei ortodosso? Non ti è venuto addosso? Non hai più la fede? No, né lui né lei. Come mai? Chiede corona? Come mai? Perché? Why?